abbastanza. È da un sacco di tempo che non faccio video, ma giuro che è una motivazione. Questo video è un video di, diciamo, spiegazione o narrazione di quello che è successo in questi tipo più di 6 mesi probabilmente. Infatti, non so, nell'ultimo video avevo i capelli blu, probabilmente. Era il video di io che mi faccio la tinta, che è uscita orribile. Ma non è colpa della tinta, è colpa mia che mi faccio le tinte del colore decisamente sbagliato. Quindi, ho tagliato i capelli, nel caso non avesse notato, anche se adesso sono ricresciuti un sacco, perché... se non sbaglio su Instagram, se non fate seguitemi su Instagram, poi vi faccio vedere anche l'altro account che ho, perché ne ho due. Comunque su Instagram, quello normale, ho messo una foto dei miei capelli corti, praticamente li avevo tagliati a qua, ho tagliato tutta la parte blu perché erano decisamente troppo rovinati e sono tornata più o meno rossa perché, dico più o meno perché... la settimana scorsa, no, prima, a inizi di gennaio praticamente, ho fatto di nuovo una di quelle tinte della colorista, però questa volta l'ho fatto borgogna e è uscito bene, era un bel colore davvero, solo che comunque adesso se n'è andato, poi ho fatto la ricrescita, quindi adesso sto cercando di fare un colore tipo rosso naturale, ma ci sto riuscendo, come vedete. E niente, quindi poi sono ricresciuti, poi li accorcio, quindi più o meno sono così ora i capelli. Comunque, il motivo principale per cui sono mancata è perché ho frequentato una scuola, un corso per diventare makeup artist a Cagliari, di cui sono davvero tanto felice, solo che non ho avuto tipo tempo di vivere in quel periodo, perché praticamente il corso era dalle 2 alle 8, solo che io per arrivare a Cagliari ci metto un'ora in treno, quindi dovevo prendere il treno di mezzogiorno quando c'era, perché d'estate, tipo giugno, luglio, agosto hanno tolto il treno di mezzogiorno perché non c'erano più i ragazzini di scuola, e quindi ho dovuto prendere quello delle 11, mangiavo lì, era un casino allucinante. Quindi prendevo il treno delle 11 o di mezzogiorno, arrivavo a Cagliari, solo che nel mentre comunque è lontano la scuola, non era vicino, e ci voleva anche mezz'ora di pullman, quindi un'ora e mezza di viaggio per andare, e per tornare ovviamente la stessa un'altra ora e mezza. Quindi io tornavo a casa alle 10:20 più o meno di sera, e nonostante tutto io uscivo anche prima da scuola, perché l'ultimo treno era alle 9:15 e mettendoci mezz'ora dovevo uscire per forza alle 7:30, perché non si sa mai con i CTM, il traffico eccetera, i CTM sono i pullman di qua, non si sa mai, quindi dovevo uscire un po' prima. E niente, la mia scuola si chiama Fairy Academy, è bellissima, io mi sono trovata davvero bene, e sono state 800 ore nel quale abbiamo fatto normalissimo beauty, ma anche il teatrale ed effetti speciali, che è stato fantastico per me, perché io partivo da una base di principalmente beauty e un po' di teatrale facendo cosplay, ma gli effetti speciali proprio mi sono innamorata follemente, è completamente diverso dal make-up, diciamo, normale, perché lì ti puoi sporcare, devi fare le cose, mettere le mani in pasta, diciamo, letteralmente, e quindi mi sono innamorata degli effetti speciali, mi piacerebbe un sacco intraprendere questa carriera, ma qua in Sardegna è davvero, davvero, davvero bassa la possibilità di sfondare in questo campo, perché fondamentalmente non esiste qua questo campo, anche se devo dire che una volta il nostro insegnante di effetti speciali è arrivato e ci ha detto che
un regista abbastanza famoso l'aveva contattato tipo 2 giorni prima per lavorare con lui in una scena di un film a cui sta lavorando. E niente, c'erano anche dei personaggi famosi di Game of Thrones che io non seguo, però so che erano come diavolo si chiama? Ah, ecco, Jamie e Melisandre. Quindi ha chiamato una delle nostre compagne, che è praticamente la più brava, e quindi l'ha aiutato in questo fantastico viaggio, diciamo, esperienza. Ero gelosissima perché volevo essere io lì nel set a fare le cose, a spruzzare il sangue, eccetera. E quindi dà un sacco comunque di opportunità. Per la sezione di effetti speciali poi dovevamo fare tipo un progetto che è abbastanza lungo, e dovevamo fare una maschera, una protesi di un personaggio a nostra scelta. E io, nonostante non segua Game of Thrones, come tipo, ho già detto 6 volte, ho scelto il Re della Notte, se così si chiama, dovrebbe chiamarsi così, ed è stata una figata pazzesca fare questa cosa, perché certo ci ha preso tipo tutto il percorso, perché è stata una cosa davvero lunga e io non pensavo ci volesse così tanto per fare una maschera o una protesi che sia, e invece ci è voluto davvero tanto tempo, perché magari noi siamo alle prime armi, quindi ci è voluto più tempo del previsto, però alla fine è stata davvero una soddisfazione enorme per me. E poi magari vi metterò qualche foto. A proposito di questo, ho un altro account Instagram, se volete ve lo metto qua, in cui potete seguirmi, in cui metto tutti i lavori che ho fatto a scuola o comunque che faccio, che sono abbastanza belli, che mi piacciono, diciamo. E quindi se volete vedere cosa faccio, se sono brava o meno, seguitemi. E poi per le altre materie invece c'era il teatrale, che praticamente è la mia seconda materia preferita, perché si può diventare davvero chiunque. E la nostra insegnante è stata davvero bravissima a insegnare le cose che sa, e soprattutto simpaticissima, cioè non ci ha fatto pesare un giorno, nonostante noi alcuni giorni avessimo dei progetti che durano 6 ore, quindi 6 ore di trucco totale in cui ti devi concentrare e fare quello, più le foto e tutto. Cioè lei è stata davvero fantastica, e nonostante tutto io ero alla fine, sì, ero stanca, ma ero davvero felice. E quindi con lei abbiamo fatto cose tipo i cattivi Disney, magari la caratterizzazione di un personaggio cattivo, buono, felice, triste, eccetera. Abbiamo fatto le drag queen, perché per favore poi abbiamo fatto davvero un sacco di cose, i teschi, il teschio ovviamente io ero felicissima. Comunque tutte le cose che io facevo, c'erano magari tipo quello dei teschi, mi ricordo, perché c'erano tutte le ragazze magari carine, tipo simil teschio messicano, tutti magari fighi, dolci, e poi c'erano i miei, tipo ho truccato una mia amica e c'era lei con le lenti rosse, questo trucco che era ansiante al 100%, perché poi aveva anche tipo le corna, un cerchio con delle corna, era demoniaca, ma era fantastica, ed era lì che tipo guardava le altre, e le altre erano tutte carine, e lei era è stato bellissimo proprio ho i ricordi davvero migliori di questa scuola. E poi c'è il beauty, comunque, che non è da sottovalutare, perché è quello che si usa tutti i giorni, in cui ho imparato davvero un sacco di cose. La nostra insegnante è capacissima, è davvero fantastica, come tutti gli altri insegnanti. Comunque anche quello di effetti speciali è davvero fantastico, ed è anche il fondatore della scuola. Davvero io sono soddisfattissima. Ma oltre a questo facevamo anche altre materie che ci devono servire, che ci possono servire, e che sono
principalmente date dalla regione, perché questa, la qualifica che mi danno non è una qualifica regionale, ma è una qualifica che si può, diciamo, sfruttare in tutta Europa. Quindi non è come prima che, non so se sapete, ma se io prendevo la qualifica tipo qua in Sardegna la potevo usare, diciamo, solo qua, mentre nel resto dell'Italia no, non si sa perché, per quale motivo assurdo fosse così, ma fortunatamente la cosa è cambiata e quindi adesso posso sfruttare la mia qualifica in tutta Europa. Quindi niente, ci sono anche altre materie come magari legislazione, dermatologia, c'era anche inglese, informatica e un sacco di cose, anche sicurezza c'era, perché comunque noi dobbiamo sapere almeno le cose base. E alla fine di questo percorso, di tutte le lezioni, c'è stato uno stage. Comunque noi abbiamo cercato un'azienda in cui fare il nostro stage e l'abbiamo fatto per 100 ore, se non sbaglio, ed il mio è finito a più o meno è stato il periodo di dicembre, quindi più o meno ero lì, io l'ho fatto in una parrucchieria, cioè non ho truccato altro se non comunque signore di una certa età, quindi se nel caso a scuola non avessi magari avuto l'opportunità di truccare una signora di una certa età, perché io al giorno magari non ce l'avevo una signora, lì ho potuto truccare davvero, non lo so, su, fai, magari ho truccato 100 persone, su queste 100, 90 probabilmente erano signore, quindi mi sono esercitata perfettamente sul truccage. E quindi alla fine di queste ore, poi adesso dobbiamo fare l'esame, che mi spaventa parecchio, e lo farò a marzo, se non sbaglio, verso metà marzo, perché comunque dalla regione devono passare un tot di giorni da quando finiamo lo stage a quando possiamo fare l'esame, quindi saranno 3 giorni infernali in cui io dovrò fare un test scritto, un test orale e una pratica, che davvero, cioè se io forse ero più meno in ansia quando ho fatto l'esame di stato, davvero, cioè ho davvero paura, però spero vada tutto bene. E niente, questa è stata la mia esperienza. Ho conosciuto davvero delle persone fantastiche, perché la nostra classe era davvero molto diversa. Avevamo dei generi di persona opposti, totalmente opposti, ma nonostante tutto mi sono innamorata di queste persone che mi hanno dato tanto. E oltretutto avevamo anche un sacco di età differenti, avevamo magari una ragazza di 20 anni, una di 40, una di 35, eccetera. E nonostante tutto ho conosciuto per delle persone fantastiche e abbiamo avuto la fortuna, dico abbiamo perché è stata una fortuna per tutte le ragazze della mia classe, che una delle nostre compagne facesse la fotografa. Lei fa la fotografa, è tipo bravissima, è fantastica e si è data disponibile per fare le foto a tutti i nostri set, comunque a tutti i progetti che facevamo. Quindi noi non solo abbiamo magari dei trucchi fantastici, ma abbiamo anche delle foto fantastiche, perché nelle altre edizioni, diciamo, del corso bisognava fare magari le foto con un cellulare o quello che è. Invece con lei abbiamo avuto l'opportunità di fare delle foto con una macchina fotografica davvero fantastica, con delle luci, con un set comunque da set, un set da photoshoot fantastico. E niente, quindi abbiamo delle foto fantastiche, tutto grazie a lei praticamente, grazie Veronica, non penso tu mi stia guardando, però io ti ringrazio davvero di cuore. Vi metto anche tipo magari il link del suo Instagram, perché fa delle foto davvero belle e sono da vedere. E niente, questo è quello che ho fatto per questi mesi. Poi c'è stato il momento di Natale, ho detto che ho finito lo stage, ho detto ok, riprendo a fare i video,
con calma però. Adesso lascio passare il periodo di Natale, le feste, tutti sono felici, quindi non ci devo essere io a rompere l'anima. Comunque ho detto, inizio anno, riprendo, davvero. Ok, sono passati tipo un paio di giorni, mi ammalo. Per la mia fortuna fantastica, mi ammalo già. E ho detto, vabbè, dai. È passata una settimana, sono guarita. Sabato e domenica esco tranquilla, cioè anzi non sono neanche tipo uscita e rimasta fuori, ma ero in macchina poi in una casa, quindi non sono proprio rimasta fuori a prendere freddo e mi sono riammalata. Che bello, ma non un raffreddore così, mi è salita proprio la febbre alta, tipo ho avuto 40 di febbre per un paio di giorni che non voleva scendere e quindi mi hanno fatto anche le spugnature perché non volevano che salisse la febbre e quindi ero tipo, per favore uccidetemi, ero distesa nel letto senza voglia di fare la minima cosa. Poi mi è rimasta la tosse, ho dovuto prendere gli antibiotici ovviamente perché questa febbre non scendeva. Fantastico, ho preso l'antibiotico che mi ha dato il medico e mi ha fatto male, quindi ho dovuto trovare un altro antibiotico che tipo non mi facesse male. E niente, sono stata male, ho avuto tipo la tosse per un sacco di tempo, quindi ho aspettato che mi passasse un po' il tutto e alla fine sono riuscita a fare il video dopo 8000 anni. Perché comunque adesso siamo alla fine di gennaio e io solo adesso sono riuscita a fare il video. E niente, questo è tutto quello che mi è successo in questo periodo. Non è stato particolarmente interessante, a parte tipo gli incontri paranormali sui bus e sui treni che ci sono stati durante i miei viaggi. È stato davvero imbarazzante, io alcune volte mi sentivo in imbarazzo per queste persone perché erano per lo più ragazzini che volevano fare i fighi, tipo la figaggine, diciamo, slittava, tipo evitava accuratamente e niente, era davvero, è stato un disagio per me e per le mie compagne di viaggio, che penso che però me le ricorderò per sempre alcune cose, perché non so, ti entrano dentro e ti rimangono lì nel cuore, ci ripensi ogni tanto e dici la gente sta male. E niente, quindi questo è tutto quello che è successo, vi metterò tipo tutti i link di qualsiasi cosa possibile e immaginabile qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!